Si è svolto mercoledì 27 febbraio il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. 6 i punti all'ordine del giorno, alcuni passati all'unanimità, un altro invece a maggioranza. Si tratta dell'autorizzazione alla rinegoziazione del contratto Servizio Energia e Servizi Connessi, che ha visto il voto contrario dell'opposizione. Una rinegoziazione di un affidamento fatto nel 2012 che si rifà senza un sondaggio di mercato e un bando di gara. Non ci è sembrato il modo giusto di procedere, anche perché, e qui vengo al punto di merito e di contenuto, rispetto al precedente affidamento abbiamo ampliato enormemente l'attività che cediamo all'esterno. E come dicevo, insomma, questo rappresenta in un qualche modo un ennesimo smantellamento di una parte dell'ente, la parte che si occupava della manutenzione. Sempre di più il pubblico cede la propria professionalità, la propria operatività al privato e una volta ceduta è difficile recuperarla. Non d'accordo con il consigliere Carpini, che ha illustrato questo atto in aula, la consigliera delegata albanese. È un gran risultato, visto e considerato che questa rinegoziazione non soltanto porta per l'ente Città Metropolitana un risparmio economico, ma soprattutto, questo non soltanto per l'ente, ma evidentemente per tutti quanti, un importante risparmio energetico, perché grazie a questa rinegoziazione potranno essere fatti una serie di interventi molto importanti in tutti gli istituti, in una buona parte, in circa 20 istituti scolastici, attraverso appunto impianti di climatizzazione più efficienti, impianti di climatizzazione moderni e quindi riusciranno ad abbattere molto quelli che sono i consumi. Grazie a questa rinegoziazione in vari edifici, non solo scolastici, ma anche proprio in Palazzo Medici Riccardi, verranno sostituite per esempio le plafoniere interne ed esterne per far posto alla tecnologia LED. La possibilità ora di abbattere quelli che sono i consumi energetici porta un importante risparmio che più che di spesa è ambientale e quindi è un efficientamento che si pone in linea con quelle che sono anche le leggi, le normative europee nel settore. Approvato all'unanimità invece l'accordo di programma tra la Regione Toscana, la Città Metropolitana, il Comune di Firenze e la Camera di Commercio per la disciplina dei lavori da realizzare alla Fortezza d'Abbasso. Secondo il primo stralcio del piano saranno realizzati un primo intervento sulle mura e poi altri interventi al padiglione Bellavista, all'ex liceo Machiavelli e ai padiglioni Cavaniglia e Spadolini. Il costo complessivo per la realizzazione di tutti i lavori è di 140 milioni di euro e secondo questo accordo l'importo massimo a carico della Metrocittà sarà di 12 milioni e 67 mila euro. Poi si è parlato del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che sono in tutto 5. Riguardano vecchie pratiche che vanno dal 2010, addirittura due riguardano la nevicata del 17 dicembre 2010, quella famosissima a Firenze, con il risarcimento danni ad alcuni cittadini, un sinistro stradale dell'inizio del 2014 sulla strada regionale Cassia, in località Bottaie, e altre riguardano alcune opposizioni contabili rispetto ad alcune sanzioni che la provincia o la città metropolitana, a seconda dei periodi, avevano comminato ad un'impresa e a un cittadino. Sono pagamenti di spese legali per piccole somme, come ha fatto sapere concludendo il consigliere Pescini.